dove Scipio si cinta la testa, dov'è la vittoria, le borga la chioma, che schiava di Roma il Dio la creò. Fingiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì. Buongiorno a tutte e a tutti. Saluto il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e i componenti dei comitati di valutazione presenti oggi, che ringrazio per il lavoro svolto. Saluto e ringrazio gli studenti e tutti gli insegnanti presenti e quelli delle altre scuole che hanno preso parte al progetto dalle aule parlamentari alle aule di scuola, lezioni di Costituzione. Desidero inoltre ringraziare i ragazzi del coro del liceo Mamiani di Roma. Grazie ragazzi. Sono molto contento che la cerimonia conclusiva di lezioni di Costituzione si tenga nuovamente in presenza, dopo che la pandemia aveva imposto lo svolgimento in formato virtuale delle ultime due edizioni. So quanto questo periodo sia stato difficile per tutti voi. Grazie all'impegno encomiabile degli insegnanti e degli studenti, è stato possibile proseguire nonostante le tante difficoltà, le attività didattiche in presenza o a distanza, ma sono consapevole di quanto sia importante per voi tornare a interagire di persona. È dunque emozionante per noi ascoltare nuovamente in quest'aula, dalla vostra voce, le esperienze che avete maturato nell'ambito di un progetto al quale avete preso parte con passione, spirito critico, creatività ed entusiasmo. Ho molto apprezzato la vostra capacità di utilizzare in modo originale, oltre che gli strumenti tradizionali, anche forme innovative di approfondimento e divulgazione dei principi e dei valori della Carta Costituzionale. Pannelli creati digitalmente, murales, siti internet, canali YouTube, alberi genealogici della Costituzione, fumetti digitali, giochi a quiz e molto altro. Ed è significativo che abbiate trattato con grande maturità quello che è l'effettiva declinazione che la Carta ha avuto nella legislazione e nella giurisprudenza in numerosi ambiti: il lavoro, la tutela della persona, il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, la violenza di genere. Dai vostri lavori emerge la consapevolezza che non basta enunciare in un testo giuridico diritti, libertà e principi, ma occorre fare in modo che essi siano attuati attraverso l'attività delle istituzioni e la partecipazione attiva di ciascun cittadino. La democrazia, la pace, la giustizia, la solidarietà e gli altri valori della Costituzione, frutto della resistenza, non vanno mai dati per scontati e per acquisiti in via permanente. Sono stati conquistati e difesi con il sacrificio di tanti eroi civili più o meno conosciuti, che hanno combattuto anche a costo della loro stessa vita per garantirci un orizzonte di libertà. In questa occasione voglio ricordare Carlo Del Papa, un ragazzo di appena 14 anni che a Roma il 10 settembre del 1943 decise, all'insaputa dei genitori, di unirsi ad un gruppo di soldati italiani che si opponeva ai carri armati nazisti nei pressi della stazione Termini. Cadde vittima di una raffica di proiettili sparati dai tedeschi. Il padre, ignaro dell'accaduto, vagò per 3 giorni alla ricerca del figlio, finché non lo trovò tra i tanti morti all'obitorio del Verano. Ripercorrere storie come questa significa rendere tutti consapevoli, soprattutto le nuove generazioni, che i nostri diritti e le nostre libertà vanno difesi e promossi ogni giorno.
Gli elaborati che oggi premiamo hanno inoltre consolidato una convinzione. È da voi giovani, dal vostro entusiasmo, dalla vostra capacità di guardare le cose in modo originale e senza pregiudizi ideologici, che può e deve prendere le mosse di un cambiamento virtuoso del nostro Paese, nel senso di uno sviluppo duraturo e sostenibile sul piano economico, sociale, ambientale e culturale. Vi rinnovo dunque l'invito a partecipare alla vita democratica del Paese a tutti i livelli ed in tutte le forme. In questo modo potrete promuovere le vostre istanze e la vostra visione del mondo. Ed in particolare potrete richiamare le istituzioni, le parti sociali e tutti gli attori a rispettare il principio di solidarietà intergenerazionale. Quale terza carica dello Stato, avverto oggi più che mai quale dovere primario della politica e delle istituzioni assicurare le condizioni che promuovano e assecondino il vostro desiderio di essere protagonisti. Mi piace concludere questo mio intervento ricordando, ancora una volta, le parole pronunciate da uno dei più autorevoli padri costituenti, Pietro Calamandrei, in uno dei suoi ultimi interventi a Milano nel 1955. In quell'occasione sottolineò che la scuola, a lungo andare, è più importante del Parlamento e della magistratura e della Corte Costituzionale, perché è essa che crea le coscienze dei cittadini, che seleziona una classe dirigente formata, come è ideale democratico, dei migliori di tutte le classi, in modo che da tutti gli strati sociali, anche dai più umili, i giovani più idonei e più meritevoli possano salire ai posti di responsabilità. È proprio la scuola che istruisce, insisteva sempre Calamandrei, la classe politica che domani detterà le leggi. Quindi vi ringrazio e vi do un caloroso benvenuto alla Camera dei Deputati. Buon pomeriggio a tutti. Care ragazze, cari ragazzi, è per me un grande piacere ritrovarci qui oggi in occasione della celebrazione, della cerimonia di premiazione del concorso dalle aule parlamentari alle aule di scuola, lezioni di Costituzione per l'anno scolastico 2021-22 e ripercorrere insieme l'itinerario di esplorazione, di scoperta della nostra Carta Costituzionale che questa iniziativa vi incoraggia ad intraprendere. Come sapete, era previsto che il nostro incontro si svolgesse nell'Aula del Senato della Repubblica, Palazzo Madama, dove sarei stata felice di rivolgervi il mio più sincero benvenuto. Ma inderogabili e prioritari impegni parlamentari non lo hanno reso possibile. Sono molto lieta che il Presidente Roberto Fico, all'insegna della collaborazione istituzionale di cui lo stesso concorso è longeva testimonianza, abbia potuto accogliere questo importante appuntamento nell'Aula di Montecitorio. Mi emoziona poter tornare ad ascoltare in un'aula parlamentare le voci di giovanissimi cittadini impegnati in un percorso di crescita personale e di maturazione civica. Mi rende orgogliosa il fatto che le istituzioni possano restituire al dialogo con gli studenti e le sedi naturali in cui dovrebbe sempre potersi svolgere. E riconosco nell'impegno e nel senso di responsabilità espressi dal nostro Paese, nella risposta coraggiosa che abbiamo saputo dare all'emergenza e alle difficoltà che ci siamo trovati ad affrontare, le fondamenta e le ragioni di questa auspicata ripresa. Rinnovo senz'altro il più sentito ringraziamento ai componenti del Comitato di Valutazione che di anno in anno si incaricano di stabilire quali fra i progetti in concorso debbano essere premiati. I senatori Michela Montevecchi, Mario Pittoni, Enrico Aimi, Roberto Rampi e le deputate Anna Rita Tateo,
Vittoria Casa, Valentina Prea, Flavia Piccoli, Nardelli, affiancati dai dirigenti del Ministero dell'Istruzione, il cui punto di vista esperto risulta per noi sempre particolarmente prezioso. Il loro comune impegno è una concreta manifestazione della fruttuosa intesa a cui Senato della Repubblica, Camera dei Deputati e Ministero dell'Istruzione danno vita attraverso questo e diversi altri progetti destinati a coinvolgere scuole di ogni parte e di ogni regione d'Italia al fine di diffondere tra i giovani la conoscenza dei principi e dei meccanismi che regolano la nostra convivenza civile. Tali progetti, come ho spesso sottolineato, non potrebbero raggiungere i loro obiettivi senza lo straordinario contributo dei dirigenti scolastici e dei docenti, che con immutata dedizione li includono nei programmi didattici già molto impegnativi, individuando nella conoscenza delle istituzioni democratiche un elemento essenziale del vostro percorso formativo. Di questo, ancora una volta, li ringrazio. Saluto infine gli studenti del coro del liceo Terenzio Mamiani di Roma, diretti dal maestro Ludovico Versino, che ci hanno accolti con l'inno nazionale italiano e ci congederanno al termine della cerimonia intonando per noi l'inno europeo. L'esecuzione di questi due canti, posti a cornice dei nostri lavori, assume oggi, a mio avviso, una valenza simbolica di particolare significato. Essa richiama infatti alla nostra coscienza la connessione profonda tra i valori espressi e sanciti nella nostra Costituzione e le radici ideali in cui trova origine e motivazione il progetto europeo, e ci ricorda come l'aspirazione alla pace, alla prosperità condivisa, alla formazione di società fondate sul diritto, sulla giustizia, sulla tutela delle libertà individuali, insieme alla solidarietà e allo spirito di appartenenza che derivano dalla condivisione di tali principi, siano la leva indispensabile su cui poggiare ogni strategia che voglia condurre in porto il processo riformatore che impegna oggi l'Europa. Un processo trasversale che rappresenta anche per il nostro Paese un'opportunità straordinaria su cui chiamare a raccolta e far convergere le migliori energie individuali e collettive, pubbliche e private, nazionali e locali. Un'opportunità per restituire importanza ai territori, per tutelare appieno l'ambiente, per investire al meglio le risorse disponibili e per crearne di nuove, indirizzandole laddove esse possano divenire strumento di attuazione effettiva di quei diritti di cui la nostra Costituzione si è resa garante e di cui voi avete indagato il significato, riconducendoli con spirito critico alla vostra esperienza e al vostro vissuto. Penso al diritto al lavoro, centrale in molti dei vostri progetti, che nell'inevitabile e doloroso richiamo all'attualità ne denunciano la violazione ogni qualvolta non se ne assicuri lo svolgimento in condizioni di piena sicurezza, dignità, effettiva parità tra donne e uomini. Penso all'attenzione che rivolgete alla tutela della persona e dei dati che la riguardano, stimolando peraltro i vostri coetanei all'adozione di comportamenti adeguati nell'utilizzo delle tecnologie e della rete. Penso alle vostre riflessioni sull'articolo 11 che si rispecchiano con drammaticità negli eventi cui stiamo assistendo e sul ripudio della guerra che la Costituzione esprime con parole inequivoche. Penso ancora alle riflessioni sui principi fondamentali o all'approfondimento che avete dedicato, anche attraverso lo strumento del gioco, alla genesi e alla storia della Carta Costituzionale nel suo insieme, alle sue diverse parti, alle loro reciproche relazioni.
Un testo che mostrate di aver compreso anche nelle modifiche cui andate incontro per rispondere a quell'esigenza di adattabilità dei tempi che già i padri costituenti avevano messo in luce, pur nell'intangibilità dei valori che esprime. Ultima fra le revisioni già approvate, mi fa piacere ricordarla l'introduzione in Costituzione della tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Cari ragazzi, care ragazze, cari ragazzi, nel realizzare i vostri lavori avete operato con attenzione e serietà, ma anche con la creatività, la vivacità di idee e l'ingegno che non possono, non devono mancare a giovanissimi cittadini quali siete voi. Ho particolarmente ammirato lo spirito di iniziativa con cui avete coinvolto il vostro territorio, singoli individui, istituzioni locali, associazioni, forze dell'ordine, comunità sociali, soggetti diversi, di cui ho peraltro molto apprezzato la disponibilità nel mettersi in gioco, nel rispondere alle vostre domande, nel sostenere il vostro percorso e la vostra ricerca. Ascolteremo dunque con grande interesse le parole che pronuncerete tra poco in quest'aula per raccontarci i vostri progetti, le motivazioni e i sentimenti che vi hanno ispirati, le azioni concrete che avete compiute, le idee che avete maturato. Conosceremo le vostre aspirazioni, ci confronteremo con le vostre aspettative. L'auspicio che desidero esprimere nel concludere il mio saluto è che questa esperienza, questo incontro con il mondo delle istituzioni, possa rappresentare un tassello importante del vostro percorso di crescita, che sappiate farne tesoro, mantenerne vivo lo spirito, che ciascuno di voi voglia continuare a farsi testimone dei valori espressi nella nostra Costituzione. Buona festa della Repubblica. Vi ringrazio. Procediamo ora alla proclamazione delle scuole vincitrici del concorso dalle aule parlamentari alle aule di scuola, lezioni di Costituzione, anno scolastico 2021-2022 e a dare voce ai giovani che hanno partecipato al concorso perché possano illustrare i progetti che hanno realizzato. Interverrà uno studente per ciascuna classe vincitrice o meritevole di menzione speciale. Per la categoria Conoscenza e valorizzazione della Costituzione hanno vinto il primo premio ex aequo l'Istituto di Istruzione Superiore Piero Gobetti di Scandiano in provincia di Reggio Emilia e il Liceo Scientifico Federico Quercia di Marcianise in provincia di Caserta. Ha ora facoltà di parlare Alessia Morlini, in rappresentanza degli studenti dell'Istituto Piero Gobetti di Scandiano, che con il progetto Una Costituzione da vivere hanno riflettuto sui 12 principi fondamentali della Costituzione, rappresentandoli in forma grafica e attraverso un video. Signor Presidente del Senato della Repubblica, signor Presidente della Camera dei Deputati, autorità tutte presenti, siamo emozionati ed onorati di rappresentare in questa sede l'Istituto Gobetti di Scandiano in provincia di Reggio Emilia. Un ringraziamento lo rivolgiamo alla nostra dirigente scolastica che ha creduto nel progetto e ai nostri docenti che con passione ed impegno ci hanno guidati passo dopo passo verso il prodotto finale. Un ringraziamento speciale lo porgiamo poi al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati e al Ministero dell'Istruzione, per averci riconosciuto il merito di un lavoro importante, frutto di lunghi mesi di ricerca e di approfondimento. Essere qui oggi, nel centro nevralgico del nostro Paese, motore di tutte le istituzioni, rappresenta per noi motivo di orgoglio e un'opportunità indimenticabile di cittadinanza attiva e consapevole. Una Costituzione da vivere è il nome del nostro progetto,
che ha portato alla realizzazione di una mostra illustrativa dei 12 principi fondamentali della Costituzione. Attraverso la creazione di 12 pannelli prodotti digitalmente a piccoli gruppi e poi spiegati attraverso un video breve e significativo. Ogni pannello approfondisce un principio fondamentale della Costituzione, in chiave storica, culturale e con riferimenti rilevanti all'attualità. Un grande murale tricolore fa da sfondo alla mostra e simboleggia la bandiera italiana, quale traguardo per un popolo che aspirava all'uguaglianza e alla democrazia. Abbiamo scelto di scrivere al centro del murale una frase particolarmente significativa, di Nelson Mandela: «L'istruzione è l'arma più potente per cambiare il mondo». Il fine è stato quello di mandare un messaggio forte sul valore dello stare a scuola, sentirsi comunità e sviluppare senso civico. Lavorare insieme non è stato solo un momento di arricchimento culturale, ma uno strumento socializzante per imparare a pensare e ad agire in un'ottica di appartenenza e solidarietà, nel rispetto delle norme che stanno alla base del nostro vivere comune. È la Costituzione che segna il percorso da seguire per assumere quel costume di tolleranza, di confronto civile di idee e di opinioni che, se indossato, ci fa guadagnare il titolo di costruttori di democrazia. Grazie a tutti. Invito ora Antonio Pero a illustrare in rappresentanza del liceo scientifico Federico Quercia di Marcianise il progetto Incanti della Costituzione, come si fabbrica il diritto alla libertà e alla dignità dell'uomo, che approfondisce diversi articoli della Costituzione soffermandosi in particolar modo sulla formulazione e sul significato dell'articolo 11. Prego. Signor Presidente del Senato della Repubblica, signor Presidente della Camera della Repubblica Italiana, autorità tutte presenti, a voi tutti rivolgo il mio saluto, quello del dirigente scolastico, delle docenti che ci hanno guidato in questo meraviglioso viaggio tra le parole della Costituzione, dei miei compagni e di tutta la comunità scolastica del liceo Federico Quercia di Marcianise, in provincia di Caserta. Provo una fortissima emozione a parlare in quest'aula dove ogni giorno si lavora e si decide per il nostro futuro. Tutti abbiamo accolto con entusiasmo il progetto Incanti della Costituzione. Ci siamo immersi nello studio dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, approfondendoli ed apprezzandone la bellezza. Abbiamo capito innanzitutto che la democrazia non è una cosa scontata, ma una conquista preziosa ad opera di giovani generosi, poco più grandi di noi, che per farci vivere liberi decisero che valeva la pena combattere il fascismo e persino morire, se era necessario. Il percorso progettuale realizzato ci ha fatto comprendere che viviamo in una società in cui è possibile individuare e riconoscere i valori costituzionali di parità, tolleranza, giustizia, responsabilità e solidarietà. Esiste nella nostra Costituzione un sistema di alberi genealogici di norme, non casuale, ma esito cosciente del lavoro dei nostri padri e delle nostre madri costituenti, per elaborare un testo normativo quale espressione di unità e non di compromessi politici. Abbiamo individuato due pilastri della Costituzione repubblicana: il lavoro, che tra i doveri di solidarietà occupa una posizione centrale, e la tutela della persona umana, principio supremo del nostro ordinamento. Il pieno sviluppo della persona umana rappresenta il fine, mentre l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese è il mezzo. La persona umana è violata dalla guerra, il cui ripudio, anche alla luce dei noti e tristi eventi bellici, abbiamo voluto trattare nell'approfondimento Costituzione e guerra. L'ebook da noi realizzato vuole essere la dimostrazione che davvero la nostra Costituzione è la più bella del mondo. Grazie per questa giornata che non dimenticheremo. Passiamo ora alla categoria Ricerca e rielaborazione culturale,
per la quale è stato premiato l'Istituto Tecnico Industriale Evangelista Torricelli di Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina, che nel progetto Costituzione e Lavoro, di lavoro si deve vivere, non morire, con grande ricchezza di contenuti ha sottolineato l'urgenza di affrontare il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Ha quindi facoltà di parlare Veronica Fiumara in rappresentanza degli studenti del suo istituto. Gentile Presidente del Senato, gentile Presidente della Camera, autorità tutte, a nome della comunità dell'Iris Torricelli di Sant'Agata di Militello, Messina, rivolgo a tutti voi un caloroso saluto. Oggi sono onorata di essere nel luogo più importante della democrazia per rappresentare la mia scuola. Il nostro impegno nel quadro del concorso, oggetto dei lavori odierni, è stato un progetto dal titolo Costituzione e Lavoro. Di lavoro si deve vivere, non morire. Abbiamo realizzato un sito internet ed un canale YouTube. Ci siamo soffermati sulla sicurezza e sulla drammatica situazione delle morti denominate erroneamente bianche, perché si presuppone che non ci sia un colpevole. Per evidenziare che non è così, abbiamo approfondito gli articoli 1, 4, 32, 36 e 41. La Costituzione è alla base delle nostre vite e questo progetto ci ha avvicinato ancora di più alla consapevolezza dei nostri diritti e doveri. Purtroppo, molti dei diritti previsti dai padri e dalle madri costituenti 76 anni fa sono tuttora negati. Noi studenti, grazie alla dedizione e l'abnegazione delle docenti Mariangela Gallo e Dominga Arrando, siamo stati coinvolti e stimolati nella ricerca e nell'impegno collettivo, nello studio di temi sociali che riguardano il nostro presente e futuro, con il sogno di cambiare il mondo con un'arma pacifica, la Costituzione. Studio, ricerca, confronto sono stati i fili conduttori per una reale sensibilizzazione e presa di coscienza. Una coscienza collettiva per rivendicare i diritti e dare voce a chi non ce l'ha. Abbiamo collegato lo studio della Costituzione e la storia delle lotte all'analisi delle condizioni sociali, storiche e normative che rappresentano ancora punti critici nell'organizzazione del mondo del lavoro. Ci siamo soffermati sull'origine della festa del 1° maggio, oggi considerata quasi scontata per molti di noi. Ma bisogna sapere delle lotte, delle stragi, delle manifestazioni che ci sono volute per ottenere i diritti, le 8 ore, il riposo, le ferie pagate, il contratto nazionale. Diritti dei quali noi godiamo, ma che dobbiamo continuare a rivendicare per non vederli stravolti. Ringraziamo ancora una volta per il premio ricevuto, perché questo concorso ci ha dato la possibilità di mostrare come noi, semplici ragazzi, riusciamo ad ottenere grandi risultati, facendo sentire la nostra voce. Grazie. Proseguiamo ora con la categoria originalità ideativa e progettuale, per la quale è stato premiato l'Istituto di Istruzione Superiore Luciano Dal Cero di San Bonifacio, in provincia di Verona. Per la stessa categoria è stata assegnata una menzione speciale al liceo classico Tito Livio di Padova. Ha facoltà di parlare Saimir Xibracu, in rappresentanza degli studenti dell'Istituto Luciano Del Cero, che con il progetto Don't Live by Fishing and Sniffing Cookies, non vivere pescando e annusando biscotti, hanno riflettuto sulla tutela dei dati personali con particolare riferimento all'uso delle tecnologie e della rete. Prego. Signor Presidente del Senato della Repubblica, signor Presidente della Camera dei Deputati, autorità tutte presenti, insieme ai miei compagni vorrei ringraziare tutte le istituzioni presenti per questo riconoscimento. Un sentito ringraziamento va anche alla nostra dirigente scolastica e ai nostri docenti per averci accompagnato in questa bellissima esperienza. Con il nostro progetto abbiamo voluto sottolineare come la Costituzione non sia qualcosa di astratto o lontana dalle nostre vite, ma ci tuteli ovunque si svolga la nostra personalità, anche sul web. Ci siamo fatti ispirare dall'articolo 2, che oggi, anche tanti anni dopo la sua formulazione, si dimostra adeguato ai tempi, contribuendo a rendere la nostra Costituzione sempre attuale. Abbiamo realizzato un video animato,
utilizzando una piattaforma di programmazione per spiegare e mettere in evidenza come, nonostante la nostra Costituzione, sia nata in un tempo in cui il diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali non erano ancora avvertiti come diritti, essa oggi li riconosca giustamente quali diritti inviolabili della persona. Basta un semplice occhiata allo schermo dei nostri smartphone per renderci conto di come, in realtà, gran parte della nostra vita sia sintetizzata e riprodotta sullo strumento digitale, mail, social network, conto bancario, intrattenimenti vari. Tutto è accessibile dal nostro smartphone. La nostra vita è semplificata da applicazioni di ogni genere, ma occorre porre l'attenzione sul fatto che la maggior parte di queste applicazioni, lontana dall'idea della semplice beneficenza, si nutre dei nostri dati personali, che vengono commercializzati e danno un valore economico, come qualsiasi altro prodotto. Prendendo le mosse dall'articolo 2 della nostra Costituzione e dall'analisi dei diritti fondamentali dell'uomo, il nostro progetto ha voluto evidenziare come i dati personali costituiscono un vero e proprio patrimonio del singolo individuo, quali siano i pericoli connessi ad un uso poco consapevole della rete e quanto sia necessario imparare a difendersi, considerato che l'accesso ad Internet, anche per motivi scolastici, costituisce oggi un appuntamento costante per adulti e adolescenti. Grazie per l'attenzione. Invito ora Giulia Poletto a illustrare in rappresentanza degli studenti del liceo classico Tito Livio di Padova il progetto La Carta Lavorista. L'elaborato propone in modo creativo una riflessione sul tema del lavoro, affrontandolo in chiave storica e comparativa e soffermandosi in particolar modo sull'occupazione femminile. Signor Presidente del Senato della Repubblica, signor Presidente della Camera dei Deputati, autorità tutte presenti, sono davvero emozionata e onorata di rappresentare in questa prestigiosa sede il liceo classico Tito Livio di Padova, in particolare tutti i miei compagni della classe seconda B. Ringrazio a nome di tutti il nostro dirigente scolastico e gli insegnanti di classe che ci hanno sostenuto e supportato nella realizzazione del progetto. Ringraziamo chi ha voluto ed organizzato questo progetto concorso, che ha permesso a noi giovani di avvicinarci alla nostra Carta Costituzionale in maniera stimolante, cogliendo i numerosi spunti di approfondimento disseminati in essa. Siamo studenti del penultimo anno di liceo classico ed abbiamo sempre creduto nella centralità dello studio della Costituzione italiana, ben prima che fosse introdotto l'obbligo della nuova disciplina trasversale di educazione alla cittadinanza a partire dallo scorso anno scolastico. E abbiamo colto l'opportunità offerta dalla nostra scuola, che all'atto dell'iscrizione al primo anno ha dedicato una sezione alla sperimentazione, che prevede l'insegnamento aggiuntivo del diritto e dell'economia, proprio per innestare le competenze giuridiche ed economiche nel tradizionale percorso classico ed umanistico. La nostra Costituzione ci pone davanti a delle scelte, ci indica i valori e i principi che governano il vivere democratico e lo Stato sociale e accresce la nostra consapevolezza di cittadini, lavoratori, contribuenti, consumatori ed elettori. La nostra presentazione è incentrata proprio sul lavoro, caratteristica fondante della nostra Carta Costituzionale, sviluppando attraverso illustrazioni e didascalie una comparazione storica su questo fondamentale diritto-dovere, perché lo sguardo retrospettivo, attento e critico ci permette di individuare i traguardi raggiunti e di riflettere sui passi ancora da compiere per dare piena attuazione al dettato costituzionale, costruendo da protagonisti una società che cammina verso il bene e la pace. Grazie. Procediamo ora con l'assegnazione del premio speciale intitolato alla memoria dell'ispettrice del Ministero dell'Istruzione Marta Genovie De Vita, conferito per l'utilizzo delle tecnologie informatiche ai fini dell'innovazione e dello sviluppo delle metodologie didattiche.
Vince il premio speciale Marta Genovese De Vita, l'Istituto Professionale Galvani Lodi di Reggio Emilia, che con il progetto Il Costituzionometro ha ideato un gioco interattivo finalizzato a misurare e promuovere, divertendosi, la conoscenza della Costituzione italiana. Ha facoltà di parlare Cecilia Miselli, in rappresentanza dell'Istituto Galvani Lodi. Signor Presidente del Senato, signor Presidente della Camera, autorità tutte presenti, quanto conosciamo la nostra Costituzione? Quanto sono diffusi i principi costituzionali? Quanto sappiamo delle origini della nostra Carta Costituzionale? Per saperlo occorre misurarlo. La nostra idea nasce da qui: creare un metro di misura della conoscenza della storia della Costituzione e la diffusione dei suoi valori. Ecco il Costituzionometro, un gioco interattivo creato dagli studenti per gli studenti. Un gioco che vuole essere uno strumento didattico, accattivante, stimolante, innovativo, che sia in grado di suscitare l'interesse e catturare la curiosità per quei valori e quei principi che oggi più che mai devono essere la linfa vitale della nostra società civile. Principi e valori intramontabili, ma che abbiamo voluto coniugare in una veste moderna, realizzando domande presentate con il linguaggio del mondo dei giovani. Video, trailer, meme, TikTok, infografiche, fumetti e foto. Il nostro istituto, il Galvani Lodi di Reggio Emilia, è onorato di ricevere questo ambito e prestigioso riconoscimento per il nostro progetto Lezione di Costituzione, uno dei tanti percorsi di educazione civica che da anni la nostra scuola propone a noi studenti per educarci ad essere cittadini consapevoli, attivi e responsabili, instillando in noi i principi di legalità, solidarietà, uguaglianza, capisaldi di un tessuto sociale che deve essere caratterizzato sempre più dal rispetto dei diritti e sempre meno alla pretesa di un favore, e che deve essere sempre più preteso al riconoscimento dei bisogni sociali e all'altruismo, e sempre meno incline all'arroganza e all'egoismo. Un sentito ringraziamento da parte della nostra dirigenza e di tutto il nostro istituto, al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, al Ministero dell'Istruzione e al Comitato di Valutazione per aver colto il nostro lavoro, per aver colto l'essenza del nostro lavoro e per il merito che ha voluto riconoscere, e dandoci in tal modo l'opportunità di essere qui oggi nel cuore pulsante delle istituzioni. Grazie. Passiamo infine al premio speciale intitolato alla memoria dell'onorevole Alessandra Siragusa, conferito per il coinvolgimento e le ricadute nel territorio attraverso iniziative di promozione della legalità e di valorizzazione del territorio medesimo. Vince il premio speciale Alessandra Siragusa, l'Istituto di Istruzione Superiore Emilio Sereni di Afragola, in provincia di Napoli. Per questo premio è stata attribuita anche una menzione speciale all'Istituto di Istruzione Superiore Magnaghi Solari di Salso Maggiore Terme, in provincia di Parma. Invito pertanto Alessia Petrone a illustrare, in rappresentanza dell'Istituto Emilio Sereni di Afragola, il progetto Fiore Violato, il silenzio che danna, con cui gli studenti hanno riflettuto sul tema della violenza di genere, documentandone la gravità con ricchezza di testimonianze. Signor Presidente del Senato della Repubblica, signor Presidente della Camera dei Deputati, autorità tutte presenti, è per me un grandissimo onore rappresentare la mia scuola, Isis Sereni di Afragola, in questo luogo simbolo della nostra Repubblica. Durante la pandemia ci siamo resi conto che il mondo non era affatto cambiato. Episodi di violenza di genere in Italia e nel mondo ci hanno spaventato. Ci siamo guardati intorno, abbiamo ascoltato il grido inconsapevole ma forte di chi cercava aiuto ma non sapeva dove trovarlo. Allora abbiamo capito, dovevamo dar voce a chi non trovava le parole, essere gli occhi di chi non riusciva a vedere,
il coraggio di chi coraggio non ne aveva. Abbiamo deciso di partire da noi stessi per capire e poter essere il cambiamento, cercare soluzioni efficaci, non sul piano legislativo, ma su quello della cultura e dell'educazione. Spesso, senza rendercene conto, muovendoci secondo certe consuetudini sociali e familiari, assecondiamo e rafforziamo stereotipi e pregiudizi. Siamo ragazze del XXI secolo, ancora dovremmo ascoltare, ubbidire a chi ci vieta, ci impedisce di essere persona. Siamo qui perché vogliamo essere la luce della speranza, della forza, della volontà, del cambiamento. Non è possibile dover chiedere il permesso per indossare una minigonna, per poter uscire liberamente. Questa condizione la vivono ancora in molte, la viviamo ancora in molte. La scelta di realizzare una videoinchiesta ci ha accompagnati alla scoperta di un nuovo linguaggio espressivo, ne è nata una vera e propria redazione giornalistica. Abbiamo fatto visita alla panchina rossa del nostro comune. Era lì, sola, abbandonata tra l'erba alta e qualche rifiuto. Dopo qualche attimo di smarrimento, quella vista ci ha dato forza. Abbiamo associato la panchina alle tante donne, troppe, abbandonate in tacita solitudine. Abbiamo instaurato un dialogo con le istituzioni. Il sindaco di Afragola e le associazioni locali ci hanno aperto le porte per avviare un processo di formazione nelle scuole, a partire dalla nostra. Abbiamo indossato le nostre scarpe rosse, iniziato un viaggio. Intorno a noi le orme rose del coraggio si moltiplicano. Non siamo soli. Grazie a tutti. Facoltà di parlare Giuseppina Cicero, in rappresentanza degli studenti dell'Istituto Magnaghi Solari di Salso Maggiore Terme, che con il progetto Costituzionalmente Tutelati sottolineano la necessità di garantire condizioni di piena sicurezza sui luoghi di lavoro. Prego. Signor Presidente del Senato della Repubblica, signor Presidente della Camera dei Deputati, autorità tutte presenti, è con grandissimo onore che la mia classe, quarta B, indirizzo Enogastronomia e Produzione Dolciaria Artigianale dell'Istituto Magnaghi Solari di Salso Maggiore Terme, presenzia questa giornata conclusiva di un percorso di profonda crescita professionalizzante e civile. La partecipazione al concorso è stata un cammino che si è protratto durante tutto l'anno scolastico, da quando la nostra docente di lettere, la professoressa Paola Tanzi, lo ha illustrato ai noi studenti. Abbiamo sin da subito manifestato il desiderio che il percorso potesse approfondire ambiti rilevanti per noi, che saremo i cittadini e lavoratori di domani. L'attenzione si è focalizzata su due tematiche, la sicurezza sul lavoro e la tutela del lavoratore, argomenti purtroppo ancora attuali a causa di quelle morti sul lavoro che periodicamente accadono. Abbiamo pertanto deciso che il video potesse diventare un monito, un messaggio di attenzione per il nostro futuro. Siamo partiti da un grande principio fondamentale della Costituzione italiana, che vede il nostro Paese fondato sul lavoro, inteso come strumento per vivere a pieno un'esistenza libera e dignitosa. Abbiamo iniziato a costruire il lavoro attraverso i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, che prevedono anche ore di stage in aziende del settore enogastronomico della Food Valley. In queste esperienze abbiamo maturato la consapevolezza di essere attori di un territorio dalla grande valenza professionale, che può continuare la propria crescita grazie al lavoro e ai suoi lavoratori. Noi studenti desideriamo ringraziare per questo non solo la professoressa Paola Tanzi, che ci ha guidato in questi anni, ma anche il primo collaboratore del dirigente scolastico, professoressa Maria Epifanio, e la dirigente scolastica, la professoressa Luciana Rabaiotti, che hanno creato una scuola fiore all'occhiello di un settore che ci contraddistingue nel mondo. Grazie. Sono così conclusi i discorsi delle scuole vincitrici e vi faccio i complimenti e le congratulazioni per i vostri bellissimi discorsi. Proseguiamo ora la seduta con la premiazione e la consegna a ogni istituto scolastico di una targa quale riconoscimento per la qualità del lavoro svolto. Rinnovo a ciascuno di voi i miei complimenti per la serietà e l'impegno dimostrati nell'approfondimento e nello studio della Costituzione italiana.
Il Presidente del Senato premia l'Istituto di Istruzione Superiore Pietro Gobetti di Scandiano, Reggio Emilia. Ritira la targa Alessia Morlini. Il Presidente della Camera premia il Liceo Scientifico Federico Quercia di Marcianise, Caserta. Ritira la targa Antonio Peiro. Il Presidente del Senato premia l'Istituto Tecnico Industriale Evangelista Torricelli di Sant'Agata di Militello, Messina. Ritira la targa Veronica Fiumara. Il Presidente della Camera premia l'Istituto di Istruzione Superiore Luciano del Cero di San Bonifacio, Verona. Ritira la targa Saimir Xibraku. Il Presidente del Senato conferisce una menzione speciale al Liceo Classico Tito Livio di Padova. Ritira la targa Giulia Poletto. Il Presidente della Camera premia l'Istituto Professionale Servizi Galvani Iodi di Reggio Emilia. Ritira la targa Cecilia Miselli. Il Presidente del Senato premia l'Istituto Superiore Emilio Sereni di Afragola, Napoli. Ritira la targa Alessia Petrone. Il Presidente della Camera conferisce una menzione speciale all'Istituto di Istruzione Superiore Magnaghi Solari di Salsomaggiore Terme, Parma. Ritira la targa Giuseppina Cicero.
Gioia figlia del